Cari amici del WebTG della Nazione.it e di Quotidiano.net, bentornati a questa edizione del 7 agosto 2009. Il grande esodo è incominciato. Secondo la società Autostrade, la transumanza di milioni di italiani verso le vacanze è da bollino nero. Vediamo qual è la situazione nella regione toscana. Vediamo il servizio di Gabriele Lachi. Un altro fine settimana di partenze, 16 milioni le persone in viaggio tra vacanzieri e pendolari del weekend, quasi 5 milioni questi ultimi. In tutto comunque 2 milioni in più dello scorso anno, secondo Telefono Blu, per un sabato da bollino nero sulle autostrade. Come annunciava lei, entriamo nel weekend così più caldo dell'esodo e a partire dal pomeriggio e dalla serata di oggi noi ci attendiamo un aumento dei flussi di traffico, in particolare sulle direttrici sud dell'autostrada del Sole, quindi con traffico che interesserà il tratto appenninico tra Bologna e Firenze e ovviamente l'area fiorentina, ripeto, sempre in direzione sud. Domani mattina giornata bollino nero, soprattutto per la mattina, quindi forti transiti, elevati transiti sempre in direzione sud, quindi nei medesimi dati che ho detto prima, e qualcosa anche in carreggiata nord. Noi stiamo registrando quest'anno, anche nel weekend scorso, anche dei flussi di rientro, diciamo, in direzione nord, che interessano appunto prevalentemente la mattinata e possono coinvolgere il tratto fiorentino e poi il primo tratto verso Bologna tra diciamo Firenze e Barberino, ma non sono comunque mai situazioni particolarmente rilevanti. Per il resto qualche spostamento verso il mare nel weekend. Domenica mattina ancora gli ultimi residui dello spostamento cosiddetto da esodo, dopodiché confidiamo in un rientro nella normalità della circolazione autostradale. Ricordo che dalle 16 di oggi fino alle 24 e poi dalle 7 alle 24 di domani e quindi anche nella giornata di domenica non circoleranno i mezzi pesanti, fatta eccezione per quelli in deroga. Qual è la situazione delle operazioni di sgombro dell'ex ospedale Luzzi? Vediamola nel servizio di Alessandra Bandoni. È iniziato questa mattina lo sgombero del Luzzi a Pratollino. Oggi se ne andranno i primi 70 occupanti. Ne rimangono 270 che verranno evacuati per piccole tranche. È iniziata quindi la fase di sgombero di quello che negli anni scorsi il Ministero dell'Interno aveva definito l'occupazione abusiva più a rischio di tutta l'Italia. L'ex sanatorio occupava ad oggi 340 persone, un villaggio che raccoglieva molte povertà, dislocato su 4 edifici sulla collina di Pratollino, ricadenti sul territorio di Sesto, che l'ASL proprietaria ha lasciato vuoti per più di 10 anni. Dal gennaio 2006, contro la volontà dei residenti delle case intorno, dei comuni di Sesto e di Vaglia, e nell'impotenza dell'ASL, sono diventati la casa di decine di famiglie, diseredati, donne, bambini e disabili di 11 nazionalità diverse: rumeni, turchi, marocchini, tunisini, croati, anche italiani. Sulla loro testa dal 23 settembre 2008 pesava un'ordinanza di sgombero firmata dal sindaco di Sesto Gianni Gianassi, ma mai attuata dalle forze dell'ordine. Per questo 70 di loro, prima dell'arrivo della polizia, hanno accettato d'accordo con la Regione Toscana, che coordina il tavolo istituzionale per la gestione dell'emergenza Luzzi, di andarsene. Per loro, più che di uno sgombero, si tratta di un trasloco. Le destinazioni sono Livorno, Arezzo, Sesto Fiorentino. Saranno trasferiti in appartamenti messi a disposizione da reti associative e comuni, dove per qualche tempo vivranno grazie a contributi regionali, poi dovranno iniziare a pagare. Operazione sicurezza. Anche a Firenze sono arrivati i militari. Vediamo qual è la situazione nel servizio di Nicola Vasai. Il giorno fatidico è arrivato, i militari arrivano a Firenze, anche se la loro presenza sarà discreta, è comunque un cambiamento per il capoluogo. Solo un anno fa l'amministrazione aveva respinto la proposta dell'esercito in città prevista dal pacchetto sicurezza. La decisione di far arrivare i soldati a Firenze è giunta inaspettata solo poche settimane fa ed è maturata nell'arco di pochi giorni. A presidiare la sinagoga in via Farini e il consolato americano su Lungarno Vespucci, da lunedì non saranno più i finanzieri, i poliziotti e i carabinieri, ma i soldati vestiti con la tuta
straordinaria e armati di pistola. In tutto saranno 81, 60 sono destinati alla sorveglianza degli obiettivi sensibili, gli altri 21 andranno a far parte della sala operativa dell'esercito e svolgeranno funzioni di comando e controllo. Ieri mattina il prefetto De Martino ha contattato il console degli USA e il rabbino capo della comunità ebraica di Firenze per annunciare il cambio della guardia nel servizio di sorveglianza. Le forze dell'ordine liberate dai compiti di vigilanza 24 ore su 24 saranno adesso utilizzate per la lotta alla contraffazione, sia per quanto riguarda la vendita in strada di merce contraffatta, sia sul fronte della produzione, con particolare attenzione alla Chinatown che si estende tra Firenze e Prato. Anche nella città del Tesile oggi è la giornata di sbarco dei militari. Ne arriveranno 50 e affiancheranno le forze dell'ordine nel pattugliamento in strada, ma avranno un ruolo importante soprattutto durante i blitz nei capannoni cinesi. I soldati saranno agenti di pubblica sicurezza, potranno perquisire nel caso si renda necessaria, ma non potranno svolgere funzioni di polizia giudiziaria. Se assistono a un reato potranno intervenire come un qualsiasi cittadino, ma non potranno arrestare e quindi dovranno richiedere l'intervento di polizia o carabinieri. Turno preliminare di Champions League, sorteggio benevolo per la Fiorentina che ha schivato l'Arsenal e il Panathinaikos e ha trovato sulla propria strada i portoghesi dello Sporting Lisbona. Vediamo il servizio di Tommaso Loreto. L'urna di Nyon ha decretato lo Sporting di Lisbona e questo l'avversario della Fiorentina nel preliminare di Champions League, gli accoppiamenti che comunque vedono gare decisamente interessanti per ciò che riguarda le formazioni che arrivano dalle vittorie nei rispettivi campionati: Sheriff Olympiakos, Salisburgo Maccabi Haifa, Ventspils Zurigo, Copenaghen Apoel, Levski Sofia, Debreceni. Queste le prime 10 squadre che sono uscite dall'urna svizzera della sede di Nyon e poi è stato il tempo della Fiorentina che dunque ha pescato lo Sporting a Lisbona. Gli altri accoppiamenti vedono l'Olympique di Lione affrontare l'Anderlecht, Celtic Arsenal, Timișoara Stoccarda e Panathinaikos Atletico Madrid. Queste le gare sorteggiate, una Fiorentina che dunque affronterà la seconda squadra per importanza di Lisbona dopo il Benfica. Lo Sporting è una delle società che vanta maggiori presenze nelle ultime edizioni di Champions League. Tecnico Paolo Bento, che ha rinnovato da poco tempo, 18 volte vincitori della Liga, 19 coppe portoghesi, 7 supercoppe, una coppa UEFA, Sporting Lisbona che dunque arriva ad affrontare la Fiorentina con l'importanza comunque di una grande squadra europea. Si giocherà al José Alvalade, 105 milioni di euro il costo della costruzione nel 2003, uno stadio valutato 5 stelle dalla UEFA con 50.000 posti a sedere. Venendo a quella che è la rosa, inevitabile soffermarsi sui due centrocampisti, Miguel Veloso e João Moutinho, dei quali si è parlato molto anche in chiave calciomercato Viola. Attenzione poi al giovane talento, classe 88, Pereirinha, in attacco poi Caseido e gol e idee che saranno affidate a Lietzson, con 102 reti in 168 presenze. Da segnalare anche l'importanza nella formazione del vice capitano Anderson Polga, centrale brasiliano, con lui anche Marco Caneira, Pedro Silva, Tonel e l'argentino ex Milan Grimi. E questo è tutto, grazie per averci seguito, appuntamento al 1° settembre, anche il web TG della Nazione.it va in vacanza, a tutti buone vacanze.